siamo con le luci qui a, a Pino di Polito di Lamezia. Finalmente, finalmente questa coppa è stata assegnata. Giustamente, forse l'ha vinta, meritatamente. Mister, un giudizio senza, su questa partita. Senza forse. Era giusto che l'Oscaria vincesse questa partita per quello che ha fatto. Ritengo che sotto tutti i punti di vista abbiamo meritato sia la gara, se si può posto fare, gara 1, che questa gara di replay. Abbiamo segnato più dell'avversario, quando l'avversario ci ha segnato magari un gol in regolare. Qui la partita non c'era motivo per sospenderla ed è giusto che toccate lo scale e alzare questo trofeo. Avete fatto il gol nel momento più migliore del Solato, che aveva iniziato bene la partita, poi c'è stato questo gol, poi durante la partita direi che i due portieri non sono stati per nulla impegnati, al di là di qualche uscita, non ho visto molte finalizzazioni da parte. È stata più una partita tattica, sì, sicuramente la Scalea ha giocato meglio nella zona nevalgica del campo, dove io direi un Vanzetto, un Ferraro straordinario, io non so questo giocatore come definirlo, e poi avete tirato fuori dal cilindro questo ragazzino che sembrava Cambria, che è Barillari, che ha fatto la stessa cosa di Cambria. Sì. Guardi, sono gente valida, sono gente dedita al lavoro, riescono a fare vita sana. Manzetto è un campione ed è l'emblema della nostra squadra, non ci tiriamo mai indietro, lottiamo fino all'ultimo minuto, abbiamo sete di vittoria e oggi forse ci siamo abbeverati di questa coppa e ritengo che tutti e 18 siamo stati veramente bravi. Ed è il giusto merito come pacco natalizio per questi ragazzi. Questa qui la ritiene una coppa più importante di quella che aveva già conquistato con la Villese? Ma forse perché l'ultima si dice che era più bella, forse è così. Quindi Sì, forse più difficile, vinta. Perché è stata giocata due volte forse, mister? Sì, perché forse ho vinto due volte. Mister Viola, non finisci qui lo scontro con il Soverato, ricomincerete il giorno 6 gennaio nella prima giornata del campionato di ritorno. Sì, sì, il calendario per tanti motivi, per non so quale motivo, ha dettato questo, ma adesso ci godiamo questo Santo Natale e approfitto per fare un appello affinché stiamo vicini a tutti i bambini e che riusciamo magari ad avere un pensiero, forse in Natale la cosa più bella, perché bisogna stare vicino al bambino. In finale di gara c'è stato un po' qualche protesta da parte del Soverato sulle, secondo loro, eccessive perdite di tempo da parte dei giocatori. Non ho visto questo, da fuori non si vede bene. Tanti auguri per il mister. Vabbè, un'altra battuta, sì, al di là di questo, se è vero, stemperiamo perché è Natale, è giusto, non vogliamo nascondere e strumentalizzare la vittoria di oggi. Questo sia ben chiaro. No, è giusto così. È giusto così, lo dico io. È giusto così. Torniamo un pochino sul campionato. Siete ripartiti alla grande con queste tre vittorie. Adesso forse pensate di tornare sul mercato per qualche puntello o vi state bene così? Guardi, sono andati via 7 giocatori. Appunto. Quindi 7 giocatori in una rosa e tanta roba. Sono rimasti 16, abbiamo preso solo un ragazzino, Sarro, che domenica ha fatto gol, 91 del Belvedere, e abbiamo ripreso Amendola, che comunque non sta bene ancora, quindi ritengo che la società sa che cosa deve fare, perché abbiamo le idee chiare su questo. Se viene qualche acquisto, secondo me è giusto, se invece così non deve essere, per qualche motivo, anche in 13, in 12 lotteremo per fare bene. Una piccola considerazione, sì, solo sul Soverato. Sì, una grande squadra, una squadra che gioca bene, una squadra dove un Coluccio forse su tutti, Minici, questa tanta roba sti ragazzi, è un grande peccato vederli giocare in eccellenza. Meriterebbero qualcosa di più? Sì, assolutamente sì, io ho incontrato, questa è la terza volta, Coluccio. Merita considerazione. Siamo sulla stessa. Grazie. Allora, siamo col presidente Miracchi, finalmente con questa bella luce, presidente, ci vediamo tutti, vi abbiamo dato questa bella coppa e adesso finisce il Natale, cioè inizia il Natale e quindi siamo tutti felici e contenti. Direi una partita giocata più sul piano tattico che sul piano veramente strettamente delle occasioni, che ci sono state pochissime, però alla fine direi che per la Lega, cioè per il presidente Miracchi, tutto è andato benissimo, abbiamo consegnato questa coppa dopo il Rende.
un giudizio su questa partita, Presidente. Sì, intanto questa volta abbiamo fatto molto di più, la Vigor Lamezia ha fatto molto di più perché le luci si sono accese prima ancora che ce ne fosse bisogno, quindi bene così, un ringraziamento alla Vigor Lamezia per l'organizzazione della gara. E sì, ritengo proprio di sì, dal punto di vista tecnico lo Scalea ha trovato il gol in modo fortunoso, però poi bisogna dire che è stata brava a contenere le folate del Soverato e a portare a termine questo incontro. Il Soverato che ha giocato un gran primo tempo, hanno giocato veramente bene i ragazzi giovani del Soverato e probabilmente ai punti senz'altro meritavano qualcosa in più, nel senso che quantomeno il pareggio sarebbe stato forse il risultato più giusto, ma una finale di Coppa Italia invece vuole una vincente e alla fine è stato lo Scalea, il campo ha detto che è stato lo Scalea a doversi giocare le sue opportunità fino alla fine in questa competizione. Forse Presidente, queste belle luci meritavano subito. Beh, in effetti, forse questa volta sarebbe stato plausibile che le cose finissero così. Vabbè, bene, battute, in ogni caso siamo contentissimi per come è andata l'organizzazione della gara, ovviamente. E dobbiamo anche dire che ancora, voglio dire, le opportunità non sono finite qui. C'è la squadra che vincerà il campionato, ci sarà l'opportunità delle seconde classificate, quindi gli spareggi per le seconde, per cui non tutto è perduto, per cui un momento di conforto per il Soverato può essere trovato anche in questo, nell'opportunità di avere altre chance per ottenere l'ambito salto di categoria. Le volevo chiedere una domanda al di là della Coppa che ormai è finita, adesso poi Presidente, c'è qualche, se noi addetti ai lavori sentiamo moltissimi che parlano di questo campionato e degli under, di queste nuove regole che sono state messe in giro, chi pro, chi contro, è giusto che sia così, no? E alcuni dicono già che se ci potrebbe essere la possibilità il prossimo anno di effettuare un cambiamento migliorativo, sempre su proposta logicamente delle società, il fatto che il prossimo anno, il 91 e il 92 mi pare, saltano come under e entrano direttamente il 93 e il 94, se non sbaglio. Dobbiamo rivederlo un attimino, nel senso, per c'è capire, questa vostra, c'è l'anno prossimo mi pare che 93, sarà 93, il fidelizzato. Via al fidelizzato e 93-94, ma c'è questa possibilità sia, di comunque sia bisogna pensare che il nostro mondo dilettantistico non può prescindere dalla valorizzazione. Su questo sono un principio fondamentale che dobbiamo capire tutti quanti insieme. Sì, moltissimi pensavano a una scalarizzazione in questo senso. Sì, è chiaro che diciamo che l'obbligo non lo dettiamo noi. No, l'obbligo parte dalla volontà della Lega Nazionale Dilettanti, quindi bisogna capire quali sono gli indirizzi di base e poi lavorare eventualmente su quello che ci rimane e su quello che noi poi a noi compete di poter scegliere. Quindi aspettiamo un attimino di capire per bene quali sono gli indirizzi della Lega Dilettanti e poi lavoreremo anche su questo. Beh, Presidente, un buon Natale da parte di tutta la redazione di Stadio Radio, di buon Natale e di felice anno nuovo al Presidente della Lega Miracchi e alla prossima. Che ricambio a voi e che diffondiamo ovviamente a tutti gli addetti ai lavori. Grazie Presidente.